Un saluto a tutti e bentornati in questo nuovo video. Finalmente siamo arrivati alla fine. È finita l'anno 2022-2023 per quanto riguarda il campionato di calcio di Serie A. Tutto si chiude oggi, ma oggi ancora aperta c'è una questione fondamentale per la Juventus. Mancano poche ore, non tutto è ancora deciso e siamo tutti sulle spine. Aspettiamo novità. Prima di parlare di questo contenuto, come sempre io vi invito a mettere un bel like al video perché ne vale la pena ed è totalmente gratuito. Commenta sempre solo dopo aver visto per intero questo video. Naturalmente condividi perché è l'unico modo per far sentire la nostra voce il più lontano possibile. Il canale sta crescendo giorno dopo giorno, come vi ho detto qualche giorno fa. Io vi ringrazio di cuore per questo, per l'enorme supporto che mi date e un grazie di cuore anche agli abbonati che aumentano giorno dopo giorno. Se non sei ancora iscritto al canale, molto male, però non avere fretta di farlo. Prima, come sempre, ti consiglio di fare un giro nei contenuti precedenti. Fatti un'idea di quello che è effettivamente il canale e di quello che porto. Ma se sei juventino, sicuramente ti piacerà, quindi puoi farlo immediatamente. Dopodiché, dopo esserti iscritto, attiva la campanellina perché solo così ti arriveranno le notifiche e sarai sempre aggiornato ogni talvolta che uscirà un video su questo canale. Se vuoi contattarmi in privato per darmi un consiglio o qualche argomento su cui vorresti che io parlassi, puoi farlo su Instagram scrivendo peter_pan_bianconero. Lì mi trovate. Tanti di voi già lo stanno facendo, quindi vi invito anche a chi volesse entrare in questa nuova community. Detto questo, partiamo col contenuto vero e proprio, perché giuntoli sì o giuntoli no, siamo giuntoli al momento decisivo. Una decisione bisogna prenderla e sappiamo che il DL, l'ADL Aurelio De Laurenti non è molto incline ad ottemperare la richiesta della Juventus di avere Giuntoli entro questa stagione, ma comunque non tutto è finito, perché anche se non dovesse concludersi nella giornata di oggi, vi vado a leggere, c'è la possibilità che un qualcosa accada sempre da parte di Giuntoli per la Juventus. Oggi rischia di diventare il giorno decisivo, quasi da dentro fuori, scrivono qua, vi vado a far vedere anche l'articolo. Oggi si chiuderà ufficialmente la stagione 2022-2023, come dicevo, alla mezzanotte, quindi mi raccomando, alla mezzanotte, speriamo che Giuntoli abbia preso una decisione. Sembra solo un passaggio burocratico, ma dietro questo cambio di stagione c'è molto di più, soprattutto per allenatori e dirigenti. Infatti, i dirigenti sotto contratto con un club in una stagione non possono cambiare squadra, in Italia perlomeno, all'interno della stagione stessa. In determinati casi, ed ecco che qui arriviamo proprio dove vi volevo portare, perché non tutto è perduto, anche se non dovesse arrivare oggi la decisione di Giuntoli, o comunque non dovesse arrivare la firma oggi. In determinati casi si può chiedere una deroga e raramente viene rifiutata, però rimane sempre il passaggio più il passaggio si allunga, naturalmente ci vuole più tempo per poi fare questo contratto, ma a noi ce ne frega ben poco, l'importante è che Giuntoli arrivi alla Juventus. È proprio per questo motivo che la Juventus non vuole arrivare a tanto, fissando nella data del 30 di giugno, scrivono qui, cioè oggi, la deadline per quanto riguarda l'interesse su Giuntoli e quindi il suo arrivo. Ma allo stesso tempo non intende avviare, come riporta calciomercato.com, le trattative con il Napoli. Detto in parole povere, ci deve pensare lo stesso Cristiano Giuntoli. Sarà il suo compito quello di liberarsi dal contratto che lo lega al club campano d'Italia, campione d'Italia, ancora per un anno. Quindi andiamo a capire bene che cos'è che hanno detto. Praticamente entro oggi qualsiasi tipo di dirigente o allenatore deve cambiare, se vuole, se ha un contratto che dura ancora oltre quest'anno naturalmente, entro oggi deve cambiare la squadra. Ma ci sono state comunque, è già capitato che sono successe delle deroghe per quanto riguarda proprio la data di scadenza e sono tutte state accettate. Quindi nel caso di Giuntoli, sicuramente se non arriva entro la mezzanotte, se per davvero c'è un accordo tra la Juventus
il direttore sportivo ex Napoli, sicuramente si sfrutterà questa deroga e si riuscirà a stipulare un contratto anche magari nelle settimane successive, ma sempre se le voci su Giuntoli sono vere, perché fino adesso ha lavorato soltanto Manna. Tutto quello che noi abbiamo visto, tutto quello che noi abbiamo appurato fino adesso, tra gli scambi che ci sono stati, giocatori in entrata e giocatori in uscita, ha fatto tutto Manna. Qui Giuntoli non c'entra, anche se tanti giornali, tanti youtuber lo hanno messo in mezzo come il lavoro di Giuntoli, la mano di Giuntoli. Giuntoli ancora alla Juventus non ha messo nemmeno, non la mano, ma nemmeno le idee. Lui ancora alla Juventus non ha portato nulla. Sicuramente si saranno parlati, sicuramente ci sarà stato un incontro tra Giuntoli e la Juventus, ma di sicuro non hanno parlato di progettare il futuro, ma di intavolare una contrattazione per poterlo portare alla Juventus. Dopodiché si parlerà del futuro, perché non è il direttore sportivo che deve organizzare il futuro di una squadra, lui deve soltanto organizzare, deve soltanto trovare i giovani forti, quello lì deve fare. Non è lui che deve fare tutto il lavoro normale, è l'amministratore delegato. Sono queste persone qua che devono portare avanti la Juventus e devono creare un progetto a cui poi si affianca un ottimo direttore sportivo che porta gli elementi per portare avanti questo progetto. Ma a questo momento, ad oggi, Giuntoli non ha ancora messo le mani sulla Juventus. Ci sarà sicuramente modo di poterlo fare, ma ancora adesso non lo ha fatto. Quindi la buona notizia è che oggi finisce il campionato, ma non la data per quanto riguarda il campionato 2022-2023, ma comunque c'è ancora tempo per poter portare Giuntoli alla Juventus, qualora ci fosse veramente la voglia di farlo. Detto questo, parliamo brevemente di Cuadrado. Voglio, visto che è arrivato al termine Cuadrado da noi già ormai dal 2014, se non sbaglio, più o meno 2014, sono 9 anni che è alla Juventus, io vorrei ringraziare Cuadrado perché ci ha fatto vivere tante emozioni. È arrivato, come tutti, il momento di salutarci. Spero che insieme a Cuadrado si possano portare via, ma ormai abbiamo visto che il contratto è stato rinnovato grazie ad Allegri e alle presenze che gli ha fatto fare, mi riferisco ad Alessandro. Sono tantissimi giocatori che dovrebbero andare via prima di Cuadrado, ma purtroppo uno dei primi a partire è lui. Che dire, ragazzi, se siete arrivati fino a questo punto, fatemi sapere voi che cosa ne pensate per quanto riguarda la questione di Giuntoli, se secondo voi si farà fino alla fine, oppure sono state soltanto chiacchiere, un po' come quelle di Allegri e il contratto faraonico offerto dagli arabi, che poi si è rivelata tutta una bufala. Io vi ringrazio, come sempre, questo video finisce qui, se sei arrivato fino a qua sei un supereroe, non ti rimane che commentare, condividere e mettere un bel like a questo video. Ciao, voglio...